È stato presentato oggi nell'aula consiliare del comune di Vizzini il progetto di riqualificazione che trasformerà il borgo Alcunsiria in un centro culturale e turistico, creando nuovi posti di lavoro, dal centro di alta formazione sulle tematiche sociali e storico-culturali all'ostello diffuso, al museo del teatro, al Creative Cultural Hub. Presente il ministro Musumeci. Per il comune significa una grande vittoria, per la popolazione una grandissima vittoria perché ricordo quei quartieri che erano pieni di gioia, dove i balconi e le finestre erano aperte un tempo, dove restavamo lì inermi a guardare, ad ascoltare i nonni che ci raccontavano cose importanti, avevamo gli occhi sbarrati, eravamo lì attoniti. Oggi quelle finestre e quelle porte sono chiuse. Non c'è più vita all'interno di quei quartieri. Bene, che cos'è la Lagunseria? Oltretutto quello che vedremo e quello che sarà un'occasione importante per ridare vita a quei quartieri e far sì che il passato sia un ricordo importante e le radici per poter costruire un futuro migliore. Ripopolamento anche della zona, anche dal punto di vista turistico. Soprattutto dal punto di vista turistico, perché un paese come Vizzini, dalla grande storia, la grande cultura, io sono sempre più convinto che cercare di coinvolgere le scuole, gli alunni, i ragazzi a conoscere il territorio, perché c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa da imparare e portare avanti un concetto che deve essere volto a 360 gradi verso tutti, che faccia conoscere veramente le ricchezze di un territorio. Alla fine, io dico sempre che la semplicità è l'arma migliore per cercare comunque di affrontare le situazioni che si pongono in essere e sono convinto che presto riusciremo a dare al territorio e ai territori limitrofi quello che meritano. Il recupero dei beni culturali così ricchi di storia e di forza attrattiva è diventato uno degli obiettivi del governo nazionale. Lo era quando guidavo la regione siciliana e la provincia. Sulla Lagunseria stiamo operando assieme agli altri soggetti pubblici e privati un investimento di grande valore. Il Calatino si spopola, ma ha tutte le potenzialità per diventare un luogo di richiamo turistico, turismo culturale, turismo naturalistico e paesaggistico. In questo contesto, la riqualificazione e il rilancio del borgo Lagunseria può rappresentare uno dei tasselli più importanti. Ecco perché ci crediamo e crediamo che questa terra abbia tutti i numeri per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Una rivisitazione anche delle tradizioni di questi luoghi. Beh, la cavalleria rusticana è più che una tradizione, è un pezzo della storia, della letteratura, della storia della lirica. La Lagunseria è un borgo rimasto incontaminato nel tempo. Lo abbiamo sottratto ai privati, all'incuria dei privati. Mi ricordo, nel 2000 ho dovuto faticare tanto per passarlo al demanio pubblico e da lì poi abbiamo iniziato il progetto di riqualificazione che si è interrotto dopo la mia uscita dalla provincia, ma da presidente della regione mi sono ripreso la rivincita. Col comune di Vizzini, con questa e con la precedente amministrazione, abbiamo lavorato in perfetta sintonia. Oggi l'impegno della preside di Gregorio di Scienze Politiche, direttore di dipartimento, e con il dottore Franz Di Bella, che è un imprenditore lungimirante e sensibile, sono convinto riusciremo a fare della Lagunseria, per la sua specificità, per la sua tipicità, per la sua storia, per il ruolo che ha occupato sui palcoscenici del mondo, perché il duello fra Alfio e Turiddu si conduce proprio alla Lagunseria, che diventa allucinante palcoscenico di questo dramma d'onore. Quindi mille ragioni per rilanciare Vizzini e con Vizzini, lasciatemelo dire, tutto il Calatino, dalla ceramica di Caltagirone al barocco di Militello, all'archeologia di Licodia o di Gran Michele, c'è tanto, tanto da rilanciare. Oggi una giornata importante, la riqualificazione di un borgo nella provincia di Catania, un borgo che da periferico diventa centrale. Cosa significa per il territorio?
Forse i siciliani non sanno neanche la quantità di borghi che noi abbiamo nel nostro territorio regionale e che potrebbero costituire un'occasione di attrattività internazionale. Quindi significa tanto per due ragioni. Uno, perché finalmente può consentire a quel nostro miglior patrimonio, che se vogliamo lo possiamo chiamare patrimonio umano, di ritornare a credere nelle prospettive di crescita del proprio territorio d'origine, mentre tantissimi giovani sono andati via, quel che manca in questi territori è proprio la gioventù. La seconda cosa è che mi auguro anche costituisca il viatico per una nuova stagione in termini di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, che ci potrebbe consentire di diventare una terra di conquista da parte di tutti, terra di conquista in senso buono. Un tema su cui sto molto io insistendo da qualche mese a questa parte è quello del passaggio da un'economia turistica a un'economia culturale, perché noi finora ci siamo accontentati del turista, veniva, faceva la foto e andava via. Ora invece stiamo finalmente comprendendo come il turista diventi entusiasta nel vedere il patrimonio di cui la Sicilia dispone, gran parte del quale non viene adeguatamente valorizzato. Non è un caso che noi ci stiamo facendo dare l'anfiteatro romano, dovremmo aprirlo al pubblico il 4 luglio proprio perché riteniamo che sia raccapricciante vedere i turisti che lo osservino da sopra senza potervi entrare. Però ci sono ancora altri beni che non sono aperti al pubblico, che non sono fruibili, lo sono a intermittenza e non ce lo possiamo permettere. Perché se noi possiamo attrarre economia e quindi aumentare il nostro prodotto interno lordo grazie al turismo, allora credo che sia veramente autolesionismo non agire conseguenzialmente. Riqualificare un borgo, 12 edifici, 48 infrastrutture, 2 mulini, tutti in chiave di innovazione e sostenibilità. Cosa significa? Assolutamente un tema cardine rispetto alla progettualità che abbiamo immaginato, quindi ristrutturare, rigenerare tutti i corpi, ma con una visione molto puntuale su quelli che saranno i temi dell'innovazione, che potranno portare quindi attrattività per il nomadismo digitale. L'hosting temporaneo, infatti i 2 mulini saranno adibiti a tutte le attività dell'hosting temporaneo. Questo ci permetterà, attraverso questa attenzione al mondo dell'innovazione e attraverso a concetti legati alla sostenibilità, quindi un'attenzione a tutto quello che potrà avere una visione puntuale di rispetto della sostenibilità, saranno quelli temi cardini centrali rispetto all'intera progettualità. Il progetto Borghi è stato fortemente voluto dal Ministero della Cultura ed è inserito nel PNRR a titolarità del Ministero e se andate a vedere tutti i nostri investimenti rappresenta il 25%, 1 miliardo su 4 miliardi e 2, quindi rappresenta quello che il Ministero voleva, ossia recuperare i piccoli luoghi, soprattutto i luoghi in stato di abbandono o in via di spopolamento e attraverso la cultura che è elemento trasversale far sì che questi ritornino un'altra volta a vivere ed essere attrattivi per le popolazioni, soprattutto i giovani.